Buongiorno a tutti, io sono Edoardo Giacoletto, faccio parte della terza generazione del caseificio Longo. Il caseificio è nato negli anni 50 da mio nonno Antonio e sua moglie Franca. All'inizio era un piccolo laboratorio e producevano gelati, poi hanno deciso di cambiare e iniziare a produrre formaggi. E da lì è iniziata poi la storia del caseificio. All'inizio i formaggi venivano prodotti di notte e poi mio nonno Antonio li produceva e andava a vendere nei mercati. Dal mercato di Bosco Nero, dove appunto è nato il caseificio, fino ad arrivare ai mercati a Porta Palazzo a Torino. Col passare degli anni poi il caseificio è cresciuto perché sono arrivati poi tre figli, Silvana, Maurizio e Dario, che sono attualmente ancora presenti in azienda, ed hanno poi portato il caseificio a crescere, a lavorare dai 200 litri di latte al giorno negli anni 50 fino ad arrivare ad oggi, che lavoriamo circa dai 100 ai 120 mila litri di latte al giorno. All'inizio c'era un solo prodotto nel caseificio, che era il famoso tomino a rotolo, che sono sei tomini freschi messi insieme e arrotolati a mano. Ancora adesso, per tradizione, vengono arrotolati a mano per non perdere la genuinità, il sapore e la qualità del prodotto. E poi col passare degli anni sono arrivati tutti gli altri prodotti, come negli anni 70-80 sono arrivati poi i tomini sott'olio, che è un tomino, sempre il tomino a rotolo, fatto stagionare un po' di più, appunto viene messo sott'olio, e poi sono arrivati i tomini del boscaiolo, il famoso formaggio da fare alla piastra. Poi assieme a questa gamma di prodotti si è aggiunta la Toma Piemontese DOP, l'unica DOP che noi produciamo e che siamo anche i maggiori produttori del consorzio. Ci sono aggiunti i confetti di tomino, che sono dei tomini freschi di pezzatura 35 grammi, e poi c'è la paglierina, che viene chiamata così appunto perché all'epoca veniva fatta stagionare sulla paglia. Adesso per ovvi motivi non si può più, però ha mantenuto il nome, anche questo è il nostro marchio registrato. Nell'ultimo periodo, da quando sono entrato io e poi adesso che stanno entrando i miei cugini in azienda, stiamo puntando molto sul marketing. Quindi abbiamo iniziato quest'anno, è stata la prima volta che il caseificio Longo è sbarcato in TV con degli spot su Rai e sulla 7, e si tenterà di rifare il prossimo anno e i prossimi anni. Con questa pandemia in corso, che si è un po' tutto bloccato, tutto rallentato, ci siamo trovati io con i miei colleghi del commerciale, tutto, per cercare di dare una spinta nuova al marchio, al brand, a farlo conoscere di più. E quindi abbiamo deciso nel 2021 di spingere molto sui canali social, Instagram, Facebook, LinkedIn, e di partire con molte collaborazioni per far uscire appunto il brand, far uscire il brand, far uscire il tomino del boscaiolo e far uscire tanti i nostri prodotti e farli conoscere al pubblico. Nel caseificio Longo, adesso lavorano circa un centinaio di persone. E viene lavorato esclusivamente il latte vaccino. Di tutti i nostri prodotti sono 100% latte di vacca e 100% latte piemontese e canavesano. Noi raccogliamo circa una settantina di stalle tutto attorno al caseificio. La stalla più lontana si trova a circa 35 km di distanza, quindi solo latte piemontese. Sul lato sostenibilità abbiamo deciso di cercare anche noi di dare un contributo a diminuire l'inquinamento, e quindi con molti dei nostri prodotti dal 2021 e poi successivamente, per arrivare poi nei prossimi anni a togliere quasi completamente la plastica, abbiamo deciso di utilizzare delle vaschette nuove che tolgono già il 50% di plastica. Buongiorno a tutti, sono Claudio Montanaro e mi occupo del commerciale del caseificio Longo. L'azienda, come tutti ormai conoscete, è un'azienda che compie quest'anno 70 anni, in quanto un'azienda nata nel 1950. Riusciamo a servire tutta la grande distribuzione, da quelle più grandi a quelle più piccole, fino ad arrivare alla distribuzione del canale Horeca. La nostra distribuzione nel canale Italia tocca praticamente tutti i gruppi d'acquisto. Siamo molto forti, siamo leader nel canale della grande distribuzione, cercando di portare a consumare i nostri prodotti, soprattutto come a far conoscere prima di tutto il prodotto per poi essere consumato, perché diciamo che le abitudini di consumo sono un po' diverse rispetto alle nostre. Però sicuramente con la pubblicità, con la qualità del prodotto, riusciremo nel 2021 a fare anche questo. Il nostro sviluppo negli anni a seguire sarà quello soprattutto rivolto all'estero,
perché ci sono notevoli margini di miglioramento. In questo momento, diciamo, il nostro core business è sviluppato su, soprattutto prevalentemente su un prodotto col quale sviluppiamo un notevole fatturato. L'azienda fa circa 40 milioni di euro di fatturato e negli anni è sempre cresciuta, anche quest'anno, malgrado il Covid che ahimè sta bloccando alcuni canali di vendita, riusciremo a chiudere, la previsione è quella di chiudere in positivo.